E quindi di non delegare alla nostra mente quello che sono invece le cose più importanti. La mente è fatta per gestire le cose più superficiali, è bravissima a fare un sacco di cose. Una persona, se non riesce a ascoltare le proprie emozioni, poi si sente sbandare. Ciao carissima Katia, come stai? Ciao Ciao Fabio, tutto bene? a tutti, intanto, tra l'altro. Ciao, ciao a tutti. Allora, intanto complimenti perché so che ti sta andando benissimo e quindi sono Grazie. molto molto contento. Fra poco un attimino presenteremo Katia. Oggi Katia, sappi che l'argomento è un argomentone. Wow, Sì, siamo pronti a ascolta. tutto. Ascoltare le proprie emozioni, però prima diciamo chi sei. Di tu chi sei. È il tuo turno. Ok, ciao, sono Katia. Allora, fondamentalmente sono una ricercatrice da tutta la vita e mi sono appassionata all'esoterismo, ai cristalli e soprattutto alla pranoterapia, che è lo strumento principale con il quale adesso posso aiutare tante persone. Prima la pranoterapia ha aiutato me e adesso io aiuto gli altri. Quindi sei una persona esperta in pranoterapia, però fai i miracoli, insomma. Tra l'altro è una donna che stralavora, ve lo assicuro, lei per una persona, beh, insomma, lo sanno tutti quelli che passano da te, lo dicono, un lavorone fai, dai, lo fai prima di conoscerli. Lei prima di conoscere le persone l'ha già schedata la persona, schedata nel senso... Ecco, la volta che mi hai coperto la foto, il nome e tutto, io ho Sì, visto io faccio. una tesi di laurea, era quella. Sì. Diciamo che ci sono alcune foto che parlano molto, alcune un po' meno, alcune parlano molto e io prendo appunti, diciamo. Ecco, perché la foto è già una connessione per me con la persona che poi andrò a vedere, insomma, in seduta. Quindi sì, è un valido aiuto. Oggi appunto, ti chiedevo poco fa, ti stavo per chiedere o ti chiedevo, insomma, questo ascoltare le emozioni. Ascoltare le emozioni è una cosa che non tutti fanno ed è una cosa che secondo me andrebbe coltivata fin da quando si è bambini, alle elementari, dovrebbero insegnare ad ascoltare le emozioni. Tu cosa ci racconti in merito all'ascolto delle emozioni? Allora, è un tema fondamentale perché molto spesso siamo portati a credere che la nostra mente possa gestire tutta la nostra vita, no? Quindi viviamo in una routine che ci allontana dall'ascoltare noi stessi, le nostre esigenze. E io quindi quello che faccio è aiutare la persona a comprendere che il vero sé non vive qui sulla mente superficiale, ma vive all'interno e soprattutto vive all'interno del nostro cuore. Il nostro cuore, io dico sempre alle persone, è lo scrigno dove c'è il vero te. Tutte le tue emozioni hanno casa all'interno del nostro cuore. Per cui vivere all'esterno ci porta a volte, ci porta paure, ci porta una serie di sensazioni limitanti e negative. Quando siete in quelle situazioni o prima di arrivare in quelle situazioni, ricordatevi che la cura è ritornare all'interno. Quindi aiuto loro a collegarsi col respiro all'interno del cuore e ascoltare che sensazioni si provano. È un primo passo per ricominciare ad ascoltarsi. Va detto che Katia lavora soprattutto con WhatsApp, da quanto so, con questi mezzi di oggi, ma WhatsApp oggi sta diventando un po' so, il miglior mezzo per chi fa questi tipi di lavoro. E quindi tu comodamente da casa puoi, c'è anche un suo studio, va anche detto e riconosciuto. Dove ce l'hai? Che Ce l'ho a magari non so. Fano, sulla riviera Adriatica, in provincia di Pesaro. Quindi sono in zona centrale rispetto all'Italia, diciamo. Vecchi ricordi, le mie prime città sono state proprio Sì, Pesaro. Pesaro, sì. Sì, ricordo. Beh, Eravamo così sono... vicini. E, sì, si parla di 13 anni fa, 13 anni fa, 2010, era agosto, luglio 2010. Pensati che ricordi, ancora mi ricordo il mese, poi tornai ad agosto.
E poi di nuovo, dottore, guarda, fu meraviglioso. Comunque, tornando a noi, Sì. Certo. tu cosa, se una, però io mi rivolgo a te, ipotesi, e ho ipotesi un problema di un genere economico oppure sentimentale, anche perché tu tratti un po' tutti gli argomenti. Ecco, a quel punto cosa ti distingue? Cioè, nel senso, più che ti distingue, come tu intervieni rispetto a me? Parlando di ascoltare le emozioni, ok? Hai parlato di sé, non qui, ma Certo. l'interno, cioè tu cosa mi faresti in pratica? Certo. Allora, io la prima cosa che faccio è far capire alla persona che dentro di noi ci sono più corpi, quindi abbiamo una mente che fa certe cose e il cuore che molto invece è portato per gestire le nostre emozioni. Io induco le persone a considerare se stessi come la cosa più importante che ci sia. E quindi di non delegare alla nostra mente quello che sono invece le cose più importanti. La mente è fatta per gestire le cose più superficiali, è bravissima a fare un sacco di cose. Una persona mi arriva e vedo che è scollegata, quello che faccio è riconnetterla, fargli capire che se non riesce a ascoltare le proprie emozioni, poi si sente sbandare. Che magari quelle paure, quelle ansie, quel senso di insicurezza o di solitudine deriva perché ci proiettiamo all'esterno. Quindi io utilizzo delle piccole meditazioni centrate sul respiro, dei mantra, e li guido a seconda poi del livello a cui arrivano, ok? Utilizzo anche molto il verbale per portargli la consapevolezza a più livelli. Quindi io lavoro con la pranoterapia. E poi dialogo con loro per portarli all'interno. Ma c'è bisogno di essere, ti faccio un esempio, non so, preparati, conoscere tutte le No, discipline no, olistiche o. no, 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 assolutamente no. Il lavoro che faccio fare è un lavoro alla portata di tutti, dai più piccini ai più anziani, perché alla fine io gli faccio fare una cosa semplice: metti la mano sinistra sul cuore, lo senti il tuo battito. Concentrati sull'aria che entra e che esce. Io poi gli faccio visualizzare, come dire, quando respirano una polvere che li nutre, una polvere d'oro che li nutre e che gli dà energia. E quando espirano, gli faccio visualizzare tutte le loro ansie, le loro paure che escono fuori Si parla di da un trasmutare. minuto all'altro. Ed è una sensazione che dà veramente dei giovamenti subito. Quando si rendono conto che possono ascoltare il battito del loro cuore. Capiscono che lì dentro c'è qualcosa di importante, c'è qualcosa di vivo e nutrire questo rapporto col cuore gli porta non solo serenità, ma proprio nutrimento ed energia vitale, che è quello che gli serve per andare avanti. È una cosa molto semplice, sembra difficile, ma sono esercizi da 2 minuti. Beh, insomma, le abbiamo provate tutte, la linea fa un po' di dispetti, però dai, noi Rispettosa. insistiamo, c'è un po' di ritardo, amen, noi Siamo siamo presenti lo stesso con il cuore. sì, siamo presenti lo stesso con il cuore. E volevi aggiungere qualcos'altro tu, anche se c'è questo eventuale ritardo, Certo. perché non si sa se poi ci sarà effettivamente nel caso in cui ci scusiamo. Quello Io quello che che vorrei aggiungere è dire alle persone di stare tranquille, perché non devono mai pensare che non ci sia una soluzione. Io quello che faccio capire alle persone è che nella vita le difficoltà, anche se è un termine che non amo usare, ci saranno sempre. La differenza la fa come noi le affrontiamo. Ecco, io cerco di aiutarle a diventare più grandi delle difficoltà che si troveranno davanti. Se noi ci sentiamo dei giganti, le cose che saranno sulla nostra strada diventeranno sempre più piccole, quindi io aiuto a fargli vedere l'energia e la luce che c'è dentro di loro, anche oltre magari, ecco, il buio. Oltre il buio c'è sempre la luce. quindi parlando, diciamo, di dinamiche economico-familiari, vi dicendo, tu, fammela dire in termini un po' Sì.
estrapoli, tiri fuori quella parte di potenza che c'è in ognuno di noi, e Certo. un po' come attaccare la 380 e dai energia, magari Esatto. diciamo la 220, va, Due e gli dai, venti base. sì, ci basta e ci avanza, e Non andiamo coi capelli dritti. Sì, gli in dai pratica. quell'energia, insomma, sì, prego, prego. Sì, perché allora noi siamo esseri divini, no? Siamo davvero esseri divini, il problema è che non ce lo ricordiamo. Siamo stati fatti per dimenticarci quanto siamo potenti, ok? Io cerco di fargli capire che dentro di noi c'è uno scrigno dove risiede questo dono prezioso che abbiamo tutti e cerco piano piano di togliere quel velo che offusca tutte le sofferenze subite, le ingiustizie, i dolori vari, cerco prima di scioglierle quelli e poi diciamo preparare un terreno per costruire poi una quotidianità diversa, fatta di energia, di consapevolezza e di potere personale, perché di questo si parla. Beh, insomma, sei una specie di Wonder Woman, la donna dalla grande energia. Quindi, per chi è interessato, qui c'è il numero di telefono, chiamare, insomma, non costa niente. Lei, so che se non può rispondere perché è impegnata in un'altra seduta o altro, so che tu richiami, quindi Certo, dopo sì, sempre. un po', ecco, quindi non ci sono problemi. E vi invito tutti perché anche altre persone, insomma, io penso che certi commenti che si leggono in alcuni video che lei, dove c'è lei intervistata, insomma, parlano già chiaro, insomma. Bene, carissima Katia, se c'è stato qualche interferenza, perché magari la vediamo solo tu ed io, boh, vediamo, Ci scusiamo. se no ci siamo fatti una figuraccia per niente. Guarda, il nostro cuore c'era ed era sempre, diciamo, allo stesso livello di accoglienza. Se c'è stata qualche interferenza, va bene. Accogliamo anche quella, fa parte della vita. Vuol dire che sei tanto in alto e non ti sta neanche il wifi ti sta dietro, hai capito? Neanche. Va Grazie, bene. troppo buono. Un abbraccione grande, eh? Un Ciao, un salutone abbraccio. a te e a tutta la community. Ciao 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 Ciao. ciao 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 ciao.